Aprire gli occhi, capire, ascoltare e porre le basi per una maggiore inclusività. Torna a Teramo, giochi senza barriere, manifestazione che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul rapporto tra sport, giochi e disabilità. La tradizionale sfida all'indifferenza, che quest'anno spegnerà 10 candeline, si svolgerà giovedì 12 luglio dalle 20:30 in poi in Piazza Martiri della Libertà, dove le associazioni di disabili della provincia di Teramo si contenderanno il titolo più prestigioso, contribuire a rimuovere i pregiudizi esistenti sul tema e dar vita a una serata di giochi, risate, sport, amicizia e soprattutto solidarietà. È la 10ª edizione, questo ci fa molto piacere perché è una sfida che continua non solo all'indifferenza ma anche una sfida tra le associazioni che in qualche modo si stanno sfidando nel conoscersi, nel affrontare poi la città e mettersi a nudo, portando sia la loro esperienza, il loro lavoro, la loro attività ad evidenza di tutta la città, ma anche e soprattutto grazie alla partecipazione sempre più numerosa degli stessi utenti che ogni volta ci sorprendono e ci insegnano sempre di più come loro riescono ad affrontare le loro problematiche, per le quali molto spesso noi aggiungiamo ulteriori barriere e quindi ci aiutano ad essere più capaci di vivere noi la realtà e di essere utili al prossimo.